Buonasera, bentrovati per questo appuntamento di Stasera Con, al solito sono sempre fuori centro. Allora, cominciamo questa settimana, è l'ultima del mese di marzo, siamo lunedì 30 marzo 2015. Cominciamo questa settimana, la prima settimana del mese di aprile, ed è la Settimana Santa. Ieri si sono svolte le cerimonie di apertura della Settimana Santa con la Domenica delle Palme, le varie celebrazioni liturgiche in tutte le chiese, anche nella nostra città di Caltagirone c'è stata una grande partecipazione nella celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Calogero Peri in cattedrale, ma affollatissime anche tutte le chiese. Ma degna di attenzione, se la regia potesse aiutarmi, è stata la partecipazione di tantissime centinaia di persone. Qualcuno ha dato i numeri di circa 2000 persone, ecco, grazie, dei partecipanti alla Via Crucis per il secondo anno che si svolge attraverso le vie della nostra città, voluta fortemente dal Vescovo Calogero Peri. Per il secondo anno si è svolta questa Via Crucis attraverso le chiese, le vie della nostra città. In effetti si svolge nelle vie del centro nuovo della città, ha preso il via davanti il Sagrato, dalla chiesa di Santa Maria di Gesù, vedete le immagini, e poi si è snodata lungo le vie Santa Maria di Gesù, l'imbocco del viale Mario Milazzo, per approdare con tutto il giro processionale e penitenziale, con la croce portata dai movimenti giovanili, nella chiesa della Sagra Famiglia in via Manzoni. Ecco, queste sono le immagini quando prende via questa Via Crucis. La croce è quella dell'Associazione delle Vocazioni. Ecco, c'è il Vescovo che precede questa processione, molto partecipata, devo dire molto sentita, di grande risultato di partecipazione popolare. Ecco, come potete vedere dalle immagini, se andiamo un po' più speditamente, si calcola che oltre un paio di migliaia praticamente di persone hanno preso parte a questa Via Crucis. Ecco, mentre scorrono queste immagini, ecco, questa è la settimana che si apre della Settimana Santa, la Settimana Santa che avrà il momento di apertura con la messa crismale che ci sarà giovedì mattina nella chiesa cattedrale, poi in cena domini e in tutte le altre chiese, ovviamente no, la messa crismale sarà soltanto in cattedrale, dove ci sarà la benedizione, la consacrazione degli oli che poi nel corso dell'anno serviranno appunto per somministrare i sacramenti. Quindi nel pomeriggio ci saranno le celebrazioni nelle varie chiese, ma anche in chiesa cattedrale, in cena domini che ricorda l'istituzione dell'Eucaristia. Quindi ci sarà tradizionalmente il giro dei sepolcri attraverso le chiese e gli allestimenti per tutta la notte del Cristo chiuso nell'urna. Ecco, poi ci saranno le celebrazioni nel venerdì pomeriggio per ricordare appunto la morte di nostro Signore Gesù Cristo, quindi nella serata del sabato e nella notte del sabato ci sarà la celebrazione con la benedizione del fuoco, i voti crismali, del battesimali, ecco, e il momento della resurrezione con la Domenica di Pasqua, che indubbiamente vedrà il momento di grande gioia per la resurrezione di Gesù Cristo. Questo per quanto attiene questo momento liturgico importante della Chiesa Cattolica, che cercheremo di seguire anche noi. Vi preannuncio che anche quest'anno, sono 25 anni, ringraziamo di questo Sua Eccellenza il Vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, sarà qui in studio da noi il giovedì, venerdì e sabato santo per gli esercizi spirituali attraverso la nostra emittente. Ripeto, sono 25 anni di presenza costante del Vescovo di Caltagirone. Cominciò Monsignor Vincenzo Manzella con questa tradizione, la consolida e la perpetua il Vescovo Calogero Peri. Quindi gli appuntamenti giovedì, venerdì e sabato alle 21:30 circa, nel corso della nostra programmazione ci sarà l'intervento di Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri per gli esercizi spirituali. Adesso passiamo alle cose più
laiche, diciamo, ecco, questo era un panorama un po' della settimana dal punto di vista liturgico. Passiamo a quelle che sono le pene di noi comuni mortali e di cittadini, per esempio, di Caltagirone. Voi sapete un po' tutta la storia, bilancio triennale bocciato dai revisori dei conti, bocciato dal Consiglio Comunale. La Giunta lo trasmette al Ministero degli Interni, adesso si aspetta soltanto che il Ministero degli Interni non può, a nostro avviso, dopo le bocciature del revisore dei conti e politicamente anche del Consiglio Comunale, ratificare la inconsistenza del bilancio previsionale triennale 2012-2014. Conseguenzialmente questo attiverà il Ministero attraverso l'assessorato agli enti locali della Regione Siciliana per procedere al commissariamento e allo scioglimento del Consiglio Comunale di Caltagirone. È stata depositata una mozione di sfiducia firmata già, credo, da 16 consiglieri comunali, fermo restando la disponibilità dei Forza Italia, i tre componenti di Forza Italia, che hanno invitato il sindaco a dimettersi. I 10 giorni canonici che questi avevano dato al sindaco, sono passati infruttuosamente, nessuna dimissione c'è stata, quindi teoricamente Forza Italia è come se avesse sottoscritto la mozione di sfiducia presentata, depositata alla Segreteria Generale del Comune di Caltagirone. Quindi vedremo un po' dopo queste festività pasquali il Consiglio Comunale quando deciderà di affrontare la discussione in merito alla mozione di sfiducia e questa è la storia dell'arte. Invece, fresca di stampa, ci è pervenuto un manifesto che sarà affisso per le vie della città di Caltagirone già da domani, 31 marzo. È un manifesto dell'Unione di Centro, l'UDC di Caltagirone, a firma del gruppo politico dell'UDC. Il cui segretario è Vito Di Cara. Ve lo voglio leggere perché così ci aiuta anche a capire dalla posizione dell'Unione di Centro dell'UDC la posizione di questa formazione politica. La bocciatura da parte del Consiglio Comunale di Caltagirone dell'ipotesi di bilancio riequilibrato per gli anni 2012, 13 e 14 ricadenti nella gestione amministrativa del sindaco Bonanno, prevedibile dopo i rilievi mossi dal Ministero degli Interni al bilancio già approvato in precedenza dal Consiglio Comunale, costituisce l'ultimo atto data l'avvenuta spaccatura della maggioranza. Circa un anno fa il sindaco, dopo l'azzeramento della seconda giunta, ha deciso in un primo momento di coinvolgere tutte le forze politiche e le liste civiche che lo avevano sostenuto nella campagna elettorale del 2012, per consentire la più ampia partecipazione alle scelte che il Comune doveva operare per realizzare il programma elettorale amministrativo. Però, subito dopo, il sindaco ha cambiato rotta e, anziché dialogare con le forze politiche, ha scelto la strada più breve pur di raggiungere, ed era questo l'unico scopo, il numero legale minimo per non essere sfiduciato con la mozione che era stata presentata dai consiglieri di opposizione, prendendo contatti ed accordi direttamente con i singoli consiglieri comunali e nominando tre assessori nella nuova giunta. Il gruppo Sintesi Caltagirone, che ha poi aderito all'UDC, inizialmente aveva sostenuto con i propri consiglieri Bonanno. Poi, vista l'incapacità amministrativa del sindaco, ha deciso di passare all'opposizione non seguito dai suoi consiglieri, che hanno invece scelto di appoggiarlo e ricevendo per tale motivo la nomina di uno di loro in giunta. Ad un anno da quella operazione fallimentare, la giunta del sindaco Bonanno si è via via liquefatta. Prima le dimissioni dell'assessore Fabrizia Palazzo ed oggi quella dell'assessore Chiara Gulizia, vicino all'onorevole San Martino. Neanche il tentativo di aggregare il nuovo centrodestra ha retto in sede di votazione sul bilancio da riequilibrare. Solo 8 consiglieri hanno votato a favore. Il gruppo Nuovo Centrodestra, NCD, si è diviso e solamente gli ex aderenti a Sintesi per Caltagirone hanno votato a favore del provvedimento. Con la bocciatura del bilancio, il Consiglio Comunale sarà dichiarato decaduto,
così come prevede la legge, e verrà nominato un commissario straordinario, mentre la Giunta rimarrà in carica. Si è avuta ora da parte di 16 consiglieri comunali lo scatto d'orgoglio di proporre la mozione di sfiducia a Bonanno. La nostra comunità in questi ultimi anni ha sofferto tanto. L'UDC di Caltagirone auspica che il sindaco si dimetta o che si voti la sfiducia per evitare che Bonanno resti e il Consiglio Comunale vada da solo a casa. L'UDC chiede che il presidente Luigi Giuliano convochi prima possibile una seduta del civico consesso con il seguente ordine del giorno: mozione di sfiducia al sindaco Bonanno. Caltagirone, 27 marzo, il gruppo politico UDC. Allora, da stasera, questo è per rinverdire un po' la situazione, lo stato dell'arte dal punto di vista politico-amministrativo della città di Caltagirone. Vorremmo sentire in questo lasso di tempo, senza annoiare più di tanto i nostri telespettatori, anzi i nostri concittadini di Caltagirone, su queste tematiche di cui ovviamente ne hanno sentito parlare in tutti i consessi e in tutte le occasioni. Questo è l'argomento del giorno. Però noi ci siamo imposti di coprire questo lasso di tempo, seppur con tutti gli spazi ovviamente che saranno assorbiti da tutti gli altri argomenti, prima fra tutti quelli pasquali per quanto riguarda questa settimana, per cercare di focalizzare questa situazione che si è venuta a creare a Caltagirone con un'ottica, un'osservazione, un occhio attento e devo dire interessato, ma dal punto di vista amore per la città, interessato come lo possiamo essere tutti quelli che vivono in questa nostra città e ricordano ovviamente che questa qui era una città nobile. Questa era la città paragonata a Bassano del Grappa, era la città che praticamente aveva quel quid in più rispetto a tutte le città siciliane. Caltagirone non aveva niente da invidiare ai capiluoghi di provincia, che si chiamassero Ragusa, che si chiamassero Enna, Agrigento, Caltanissetta, Siracusa, Catania, Palermo e quant'altro. Caltagirone era Caltagirone, era identificata come una specie di isola felice nell'isola della Sicilia. Caltagirone, quando si nominava Caltagirone o quando si parlava di Caltagirone o quando si parlava altresì della rappresentanza politica di questa città, tutti gli altri ne riconoscevano la levatura, ne riconoscevano quel quid in più che la poneva certamente come esempio da seguire dal punto di vista amministrativo, politico e di leadership. Ma questo è stato sempre così. Da 3 anni a questa parte è stato un declivio che giorno dopo giorno appunto ci ha portato a questo stato d'essere. 3 anni fa, circa, proprio alla vigilia della processione del Cristo morto, si dimise un assessore ed era il secondo assessore che si dimetteva. L'indomani delle dimissioni, questo sinceramente mi disse: Pino, è una valanga che ogni giorno si ingrossa. Così parole profetiche sono state. In effetti, dopo 3 anni c'è il disastro più completo. È stato tutto asfaltato. Le buche delle strade ci sono, ma tutto è stato orizzontalmente appianato. Cioè non esiste più niente. La città che ci garantiva appunto quel minimo necessario per essere cittadini e sentirci importante, avere una città dove i servizi funzionassero, che l'aria era respirabile, che la vivibilità della nostra città fosse tale quale come quando mettiamo piede fuori di casa. Questo è un esempio che ricordo tanti anni fa il senatore Parisi ebbe a dire, cioè il cittadino di Caltagirone uscendo di casa deve sentirsi come se fosse a casa sua stesso, un prosieguo, e invece no. Oggi quando apriamo le porte di casa nostra ci accorgiamo del disastro anche nella percorribilità fisica delle strade. Ecco, da questo momento vorremmo, in questo lasso di tempo, da qui alla mozione di sfiducia, cercare di vedere con alcune personalità che hanno inciso, che sono stati protagonisti della storia di questi ultimi 30, 40, 50 anni della nostra città, per vedere un po'
il loro giudizio, che non deve essere un giudizio necessariamente da amarcord, no, perché c'è poco da fare, diciamo, ecco, ricordiamo il tempo passato, in realtà è come dare indirizzi, ma io credo che in una società come in una buona famiglia il padre nobile deve essere quello che deve avere la capacità di trasmettere anche positività, speranza. Oggi ci è negata anche la speranza con questa amministrazione comunale. E allora cercheremo di sgandagliare con una serie di ospiti autorevoli che ci possano raccontare il loro punto di vista di quando avevano praticamente la gestione della città, che avevano delle responsabilità e che oggi praticamente, ecco, cosa propongono, cosa immaginano che si può fare in una città che ormai è ridotto all'osso. Storicamente questa città non ha mai toccato un momento così basso come questo. Benvenuto all'onorevole Antonio Carullo. Ben trovato, grazie. Come stai? Abbastanza bene. Scusa questa prolusione iniziale. No, per carità, mi dà l'occasione per utilizzare l'occasione per fare gli auguri di Pasqua. Questo perché, indubbiamente. Perché penso che non ci vedremo, e almeno nei prossimi giorni, ma soprattutto per esprimere una positività in questa città che certamente un grande vescovo che abbiamo, che ha smosso le coscienze e che è un piacere vedere per le strade di questa città durante questi giorni, dove ha visitato parrocchie, ha fatto la visita pastorale. Io ho avuto l'onore di averlo a casa, dove è venuto a trovare mia madre che ha 100 anni, cioè un vescovo, grazie, che sta animando veramente e confortando questa città. E anche l'esempio che tu hai fatto vedere, la Via Crucis, veramente un richiamo a momenti alti, a momenti importanti. Tra l'altro noi a Caltagirone, così come accennavi tu, siamo legati a queste liturgie e ritengo che una delle cose più belle che ci siano in questa città sia la celebrazione del momento del Venerdì Santo, i sepolcri, e poi il momento della resurrezione, la Pasqua, l'aggiunta. Quindi sono momenti veramente alti di una tradizione che il popolo di Caltagirone sente. Tu sei stato sindaco per un lungo tempo, diciamo nella fase medio breve. Voglio dire medio lungo. No, io ecco, sono stati tre consigli comunali diversi. Ma il problema, voglio dire, non era l'elezione diretta del sindaco. No. Era più difficile restare a fare il sindaco quando questo era determinato da situazioni politiche dipendente dal consiglio comunale. Sì, ma più che il consiglio comunale, per quanto mi riguarda, ritengo che in quel momento storico c'era una grande forza e una grande difficoltà, cioè c'erano i partiti. In effetti il sindaco era l'espressione di un partito, di un qualcosa che aveva alle spalle, e la politica era determinante e i consiglieri comunali avevano un vincolo col partito, certo, che li rappresentava, e tu dovevi rendere conto al partito su quello che facevi e su quello che non facevi. Cosa che oggi non e quindi così. Non c'era l'elezione diretta, ma il fatto che non ci fosse l'elezione diretta, solitamente a Caltagirone c'era sempre il capolista che era poi il punto di riferimento, teoricamente era il candidato sindaco, dove, ecco, il candidato sindaco del tempo, ove i suffragi elettorali lo avessero confortato. Ma bisogna dire che erano grandi battaglie e bisognava poi avere un partito alle spalle e un consiglio comunale altrettanto coeso per sostenere le opposizioni, che erano opposizioni molto ma molto toste. Cioè, se tu pensi che il livello dell'opposizione di allora, insomma, io ricordo, come c'era un momento quando c'era Pippo Vitale prima di diventare senatore, Claudio Sacco, Balata, Claudio Sacco che era capogruppo del Partito Comunista di allora, ritengo di poter dire fu un periodo del primo compromesso storico anche, no? No, assolutamente, guarda, io ricordo sempre che con Claudio Sacco oggi posso dire siamo buoni amici, e io mi sento e sono amico suo. Tra l'altro tu ricorderai anche in un periodo storico particolare, quando sono stato candidato nel 2002, se non erro, lui faceva parte teoricamente della squadra che poi non vinse, che era quella mia, sì. Per cui siamo stati certamente col senatore Vitale, anche col senatore Vitale Franco Navanzino, devo dire che
quando invece il periodo a cui fai riferimento era capogruppo, era un'opposizione molto dura. Io ricordo che una cosa che ho sempre portato, che mi ha sempre costituito oggetto di stupore e di amarezza, ma anche storicamente per dire che i tempi erano difficili, fu una denuncia sul piano regolatore fatta a Natale con l'ingegnere Palazzo Buonanima, che era assessore ai lavori pubblici. Mi ricordo quel periodo. E ci fu una denuncia penale sottoscritta la sera di Natale. Mi ricordo quel periodo. Però fu un periodo con scelte molto importanti per la città. Voglio dirti, l'opposizione contribuiva. L'opposizione era un'opposizione forte. E devo dire anche, io lo ricordo sempre, l'opposizione non fece mai ostruzionismo e garantì sempre il numero legale e la presenza dove ce ne fosse stata necessità. Sempre però un'opposizione che era vigile, era forte, era un'opposizione, tu ricorderai, c'era anche il Partito Socialista allora. Come no, Pompeo. Per un certo momento poi ci fu... C'era l'internullo col Partito Repubblicano. Cioè era un'opposizione forte a cui si contrapponeva una c'era maggioranza. C'era la signora Concetta Laferla, se non vado errato. Quella io la ricevevo ogni settimana, lei e la compagna Stella. L'abbiamo ricordato? Sì, l'abbiamo ricordato l'altra volta. Cioè la compagna sono Stella. Morti agosto scorso. Sì, ma diciamo, sono momenti importanti della nostra però città. Però davano l'idea di una città viva, diciamo. Ecco, questa opposizione, seppur era tosta, diciamo. Ecco, perché voglio dire, il sindaco Carullo riceveva ogni settimana il rappresentante che non era del Partito Comunista, era molto a sinistra. A sinistra. Ma tu non devi ricordare, poi per non parlare solo di Amarcord, però in realtà allora ci furono i problemi dell'abusivismo. Il Consiglio Comunale, la casa comunale venne invasa dai dimostranti e una volta poi gli occupanti erano i cittadini che erano furibondi per il problema dell'abusivismo edilizio, sigilli e quant'altro. Occuparono il comune e io, il pretore Giorgianni, che era allora pretore d'assalto, il dottore Giorgianni, entrammo tra due ali di folla per essere poi nelle condizioni di parlare con i dimostranti, per cui non potevamo parlare perché eravamo fuori, ci hanno fatto entrare per poterli poi ricevere. E ci fu un assalto che fu fatto alla casa comunale quando era in piazza Municipio. E un'altra volta, se tu ricordi, ce ne fu un'altra in via Roma qualche anno dopo, quando c'era il lavoro di ristrutturazione. E c'erano le gru che portavano i dimostranti a livello del primo piano dove c'era la stanza del sindaco. Per cui affacciandosi uno dal balcone c'era il dimostrante che era lo stesso livello. Questo mi sollecita per una riflessione. Questo qui l'avevo rimosso dalla mia mente, ma in effetti furono momenti. Ma sono momenti bellissimi. Sì, ma io mi ricordo, oddio, in quel momento non erano bellissimi. C'era sempre un rispetto dei ruoli, io per carità. Ma un'opposizione così forte, devo dire, fisicamente presente, che invadono. Ecco, oggi perché la cittadinanza di Caltagirone, le forze politiche di opposizione non hanno questo appeal? Scusa Pino, tu sei ti segui di calcio, ogni tanto te ne occupi con qualcuno. Qual è la tua squadra? Amata Juventus. Insomma, siamo là. E è chiaro che la Juventus quando gioca bene, quando c'è una grossa squadra che la contrasta, solitamente quando non è contrastata anche il gioco scade. Per cui noi della maggioranza eravamo spinti dall'opposizione a essere buoni, a essere fattivi, a dirgli cosa facevamo, quando lo facevamo. Ti ricordi che ci fu una bellissima manifestazione fatta contro l'amministrazione di allora quando venne aperto il tunnel sotto la villa? Come no? Praticamente quando tutti diventarono in questa città ecologisti. E tutti vollero salvare il verde. Perché e poi, sarebbe, in effetti la parte sud della villa comunale, quanto sono? 30 anni? Sì, 30 anni. Cioè ancora gli alberi funzionano, perché avevamo previsto sopra. Funzionano. Questo fu intorno al 1983. Ecco, per io ricordo che la battaglia era che adesso ci eravamo mangiato tutta la villa. Sì, esattamente. In effetti ancora là la villa è brigata, tranquilla, diciamo. Però va dato atto che quando ci fu l'inaugurazione di questa strada che ora innesta la Libertinia, perché la Libertinia fu quella che mosse e motivò il perché
si fece questo tunnel che poi immetteva su questa strada a scorrimento veloce, che era sul tratto della linea ferrata dismessa, che era la Caltagirone Piazza Armerina a scartamento ridotto. Sì, perfettamente. Ecco, no, la domanda di prima era: perché prima c'era più partecipazione? Ecco, tu hai citato l'invasione del Palazzo Comunale, non del Consiglio Comunale, da parte dei cittadini. Il Palazzo Comunale, sì. Ecco, per due volte, sia in Piazza Municipio che in Via Roma, quando c'era qua l'Istituto. Ecco, oggi perché non c'è questo sentire da parte della città? Io devo dirti, allora, io l'ho letto e in effetti è così, anche col senno di poi. Cioè, la gente non venne a invadere il Comune contro il Comune, la gente venne a chiedere l'aiuto del capo dell'amministrazione rispetto a quello che era un fatto negativo che percepiva, che era la legge sugli abusivismi edilizi, l'abusivismo di bisogno, la gente che si era fatta una casa e che veniva colpita con i sigilli perché c'era mancanza dell'autorizzazione. Quindi era un riferimento, infatti i dimostranti che invasero il Comune e lo invasero in modo molto civile, non è che distrussero il Comune, ma pretesero che l'amministrazione andasse là per parlare di quei problemi unitamente all'autorità giudiziaria. E allora bisogna dare atto che ci fu il dottore Giorgianni, che venne anche lui da solo, e entrammo tra un cordone di folla che era lungo le scale e poi ci andammo tutti in sala comunale. Tremavano un po' i polsi, diciamo. Sì, beh, ma, dico, certo. Ma era un momento, dico, di partecipazione collettiva. È chiaro che i tempi sono leggermente diversi, perché il venir meno dei partiti, anche poi le scelte politiche che sono state fatte, la perdita di autorevolezza, certo, della politica, il venir meno di grosse differenziazioni sotto il profilo ideale tra destra e sinistra, l'avanzare di una politica fatta di persone, cioè i riferimenti non ai partiti ma ai leader soprattutto se televisivi o meno televisivi, ha allontanato un po'. Diciamo che sotto certi profili è come il cinema con la televisione, cioè la gente prima andava al cinema, poi non ci va più perché tanto può vederlo in televisione. E meno male. E ma è così, dico, anche, per cui anche un momento molto importante nella dialettica politica. Ora la dialettica politica tu non fai più il comizio, la dialettica politica tu la fai in televisione, sei ospite di Pino Cascino e quindi hai la possibilità di raggiungere una platea di persone che stanno a casa, sono comode, se la sentono e poi danno un proprio giudizio. Dottore Carullo, ecco, raccontando queste cose in effetti abbiamo ricordato come era la città, partecipativa, per cose importanti riusciva anche a fare fronte comune con le opposizioni, diligentemente. Le opposizioni lavoravano positivamente perché si raggiungessero degli equilibri, cioè facevano un loro ruolo di stimolo e anche di censura forte, per cui tu eri costretto a non sbagliare, per non essere la mattina dopo. Si era guardati a vista, diciamo. Sì, onestamente sì. Era molto faticoso amministrare in quel tempo. Era esaltante. Vabbè, dai, questo può essere l'aspetto bello, diciamo. No, questo era l'aspetto esaltante, perché c'era la compartecipazione della città, tu ti sentivi di rappresentare qualche cosa, avevi un programma, c'era contrapposizione, eri portato a scegliere e a realizzare qualcosa. Cioè, io ritengo che posso dire che durante il nostro periodo noi, sempre perché non stiamo facendo una trasmissione di Amarcord, dico, tu tieni conto che allora io ho sempre raccontato, poi negli anni successivi, che negli anni in cui io sono stato sindaco ho fatto almeno 450 appalti superiori ai 100 milioni di allora, e mediamente c'erano 3 inaugurazioni alla settimana, per cui noi facevamo l'inaugurazione il sabato, la domenica quando ce n'erano 2 e il lunedì prima che Parisi partisse, perché poi se ne doveva andare a Palermo, per cui si rinviava le altre inaugurazioni al venerdì, sabato e domenica. Ma queste 3 in periodo normale, sotto elezione, venivano amplificate parecchio. Perché poi si stava tutto, c'era l'ultima. Guarda, io ricordo quando inaugurazione si facevano sotto elezione? Tutte quelle che sono state fatte. Guarda, io ricordo che una delle ultime inaugurazioni che mi ricordo ho fatto, ma non in periodo elettorale, nel periodo prima che io mi dimettessi per andare a fare l'assessore provinciale, che era un 10 giugno o un 20 giugno del 1985, noi quel giorno inaugurammo il piazzale dove c'è il posteggio di fronte all'ospedale, dove ci sono i pini, sì, che era stato realizzato.
E poi ricordo che inaugurammo altre due o tre cose, insomma, entro le due. Quindi grande dinamismo, grande partecipazione, grande coinvolgimento, diciamo, nella crescita di questa città. Oggi, tornando a noi, tu sei stato uno dei protagonisti che ha consentito 3 anni fa ad appoggiare questo sindaco, però sei stato uno che a tempo debito, opportunamente, hai pigliato le distanze, diciamo, voglio dire, politicamente queste e cose così possono pure starci, diciamo. Ecco. L'importante è appunto avere la contezza di dire vabbè, ho sbagliato, ma cosa non ha funzionato su questo candidato a sindaco? Ma guarda, quello che non ha funzionato probabilmente è anche raccolto nel manifesto che tu hai letto e probabilmente è stata una scelta, se vogliamo, giusto o sbagliata, che il primo cittadino può aver ritenuto di aver fatto. Dettata probabilmente anche dal fatto che i tempi sono cambiati, cioè noi eravamo più per una partecipazione di gruppi e di partiti, mentre probabilmente il dialogo è avvenuto all'interno del Consiglio Comunale e non con le forze che lo avevano sostenuto. Se vogliamo mettere, di partiti, diciamo. Cioè i partiti non penso che abbiano avuto un ruolo poi nei momenti successivi ai movimenti. Dico probabilmente questo è uno dei momenti più di rottura e anche il manifesto racconta che la scelta di parlare direttamente con i consiglieri comunali e con i movimenti o i partiti che l'avevano portato un po' ha svilito quella che era stata l'idea iniziale. Ma questo però sono scelte che si fanno, poi le scelte vanno sostenute, quindi per me è stata una scelta sbagliata e certamente una scelta sbagliata è stata quella di essersi dimenticato di un programma amministrativo che tutti allora avevamo condiviso. Poi i risultati sono che quando le scelte sono sbagliate, quando poi si innestano una serie di altri fattori, i risultati sono quelli, vedi, perché il dato politico, al di là tecnicamente quello che succederà o quello che non succederà. Il dato politico è che noi siamo andati a votare nel 2012 e quelli che non ha approvato il Consiglio Comunale qualche giorno fa sono 2012, 2013 e 2014, il che significa che sono dei bilanci che non si sono riequilibrati, perché quindi sono dei bilanci che non vengono riequilibrati, che sono sfasati, che c'è un aumento delle spese rispetto alle entrate e quindi tutto entra in tilt. La valutazione è una valutazione al di là del dato tecnico, è una valutazione politica che viene data dallo stesso Consiglio Comunale che è stato eletto 3 anni fa e se vuoi da una ex maggioranza, perché se il bilancio viene esitato positivamente solo da 8 consiglieri, significa che tutti gli altri lo hanno valutato negativamente. Certo. Per cui al di là di qualunque cosa, lo approva il ministero, non lo so, il sindaco ottiene o non ottiene la sfiducia, i consiglieri da 16 passano a 20, 21 e lo sfiduciano. Il dato però è che si tocca di una città mal amministrata con i conti non in regola. Certo. Questo è il dato politico ed è un dato politico che poi si rispecchia in tutta una serie di difficoltà, perché i bilanci non approvati, la situazione di difficoltà, dover ridurre le spese, aumentare le tasse, vengono meno i servizi, crea un cortocircuito che leva a questa città un'abitudine che aveva e che oggi non ha più, quella di essere un punto di riferimento. Tu parlavi di una città invidiata, parlavi di una città che discuteva guardando forse dall'alto in basso i comuni e i vicini Ori o le città che si ritenevano più importanti. Oggi materialmente non è così, perché è una città che soffre, che ha un momento di grossa difficoltà e la prima difficoltà lo ha a livello di leadership, lo ha a livello comunale. Se ne potrà uscire da questa situazione? Ma guarda, i dati sono questi, Pino. L'ultima volta che abbiamo votato era il maggio del 2012, sono passati 3 anni. Piaccia o non piaccia, qualunque cosa succederà, o il sindaco si dimette ora, o il sindaco viene sfiduciato, o si va al normale rinnovo, fra un anno se possiamo parlare già delle nuove elezioni. Certo. Quindi chi decide, chi dice come ci se ne esce,
non possono essere che i cittadini di Caltagirone. Se ritrovano l'orgoglio, l'interesse, la volontà di partecipare, di scegliere, di aiutarsi ed aiutare chi li amministrerà. Perché è un problema, perché è un cortocircuito, cioè oggi siamo in una situazione deficitaria. A breve, sarà un anno, sarà due anni, si va a rivotare e i cittadini debbono poter saper scegliere e le forze politiche, se ci sono, debbono ritrovare l'orgoglio di essere punto di riferimento per la città. Cioè questa città ha avuto grandi opposizioni e grandi maggioranze, ha avuto grandi exploit. Tu ricordavi il periodo anche il Partito Repubblicano prese 7 consiglieri a Caltagirone nel 1984, che fu una cosa unica. Quando però la Democrazia Cristiana, è inimmaginabile, però la Democrazia Cristiana che aveva 28 consiglieri era scesa al 27, sembrò che era successo un disastro elettorale. Come no? Ricordo perfettamente. Però era una maggioranza assoluta, cioè era 23 su 40. Questo che significa? Significa che se ci sono i partiti, se ci sono movimenti che poi siano conseguenziali ai patti elettorali che si fanno, se la città viene coinvolta, è chiaro che però gli anni passano e quello che non si fa tu non te lo trovi. Se tu oggi fai un progetto amministrazione in carica, chi farà l'inaugurazione? Se c'è, fra 10 anni, fra 5 anni sarà la nuova amministrazione. Ma se oggi tu non hai fatto nessun progetto, chi verrà dopo non inaugurerà nulla e non troverà nulla, per cui sono anni persi per lo sviluppo di una comunità. E questa comunità, io ritengo, e tu lo sai bene, dovrà anche essere chiamata a decidere il proprio destino, ma non lo decideranno i cittadini, lo deciderà questo consiglio comunale o lo deciderà il commissario che sostituirà il consiglio comunale, perché la legge sui liberi consorzi è stata esitata in commissione e dovrebbe da un momento all'altro andare in aula. Comunque entro il 30 di aprile. Entro il 30 di aprile ci sarà, c'è già la norma che è stata illustrata, ci sono gli emendamenti che sono stati approvati, la prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale presieduta da Antonello Cracolici ha esitato un nuovo testo, visto l'impasse e il fallimento del testo precedente, ha riaperto i termini per quel che riguarda le città di Gela, Piazza Armerina e Licodio Ubea, che avevano avevano fatto i referendum, però la legge non erano passati i referendum. Nella nuova normativa c'è un articolo 51 che prevede per loro la riapertura dei termini, perché erano i 3 consigli comunali che in ogni caso si erano attivati. Alla fine cosa sta succedendo? Ci sarà una norma che sarà approvata, l'impianto è che ci saranno solo 6 liberi consorzi, che sono quelli che c'erano prima, e 3 città metropolitane che saranno, conglomeranno anche il libero consorzio, che sono quelle che c'erano prima, Catania, Messina e Palermo. Dopodiché Caltagirone e il Calatino, se vuol fare qualcosa di nuovo e vuole avere una forza aggregante, dovrà trovare 180.000 abitanti. Se deve scegliere di andarsene, sarà il Consiglio Comunale che dovrà dare le indicazioni, perché quel che vale e quel che sono punti di riferimento sono i consigli comunali. Può essere una città come quella nostra che poi subisca passivamente il passaggio del tempo senza una scelta, o in positivo o negativo? Alla fine se la maggioranza, i consiglieri ritengono di voler restare dove sono, certo, purché sia una scelta, chiaro, ma che questa città subisca i liberi consorzi senza avere fatto una valutazione o senza assumere una determinazione conseguenziale, questo mi sembra veramente eccessivo. Per una città che ha sempre aspirato, agognato il desiderio di diventare autonoma, di diventare capoluogo di provincia. Io ricordo alla tua memoria i tentativi, ma per dire quanto è antico il desiderio di questa città, uno degli ultimi lo ha vissuto il dottor Antonio Carulla, allorquando all'Assemblea regionale siciliana eri deputato, ricorderai la tua memoria, correggimi se sbaglio, quando ci incontrammo con il sindaco di Gela, con l'onorevole Fleres, l'onorevole Speziale, e io col mio amico Turi Sasso venivamo a Palermo, e con te naturalmente, che rappresentavi Caltagirone e il Calatino, per cercare di parlare
di questa ipotetica provincia Caltagela. Sì, era, e quello fu un filone. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, se no, stiamo parlando in questo momento, quando ero deputato, era il 1994, 93, 95. 90, no, è esattamente quello che tu ricordi. E facevamo il countdown. Quando facevo il countdown, ma questo contribuì a salvare l'ospedale di Caltagirone, no? Che diventò ente ospedaliero, cioè era ente ospedaliero, non ASL, e diventò ospedale quello che è stato. L'ospedale generale di provinciale di Caltagirone. Eravamo quello. Eravamo. Cioè ente ospedaliero, per intenderci, non vorrei dire balle. Salvammo il consorzio di bonifica che era stato soppresso, certo, e il liceo scientifico che era stato chiuso, 1995. Quello che tu fai riferimento, poi la Caltagirone venne dopo, ma prima, in un momento precedente, quando si andò alle elezioni e c'era stata la legge fatta dal senatore Francesco Parisi, allora assessore agli enti locali. Tu ricorderai, noi non raggiungemmo i 180.000 abitanti, sempre perché massimo, rimasero due comuni fuori, esattamente, non vorrei ricordare male, ma fu Militello, mi pare. Militello Val di Catania da un lato, Scordia forse no, forse Castelli Judica certamente. Comunque, per dire, questa città che ha sempre desiderato questa autonomia, ma proprio perché era nel DNA, oggi ne ha l'occasione. Se avesse avuto ma l'autorevolezza... Sarà, guarda, devo dirti onestamente che ritengo, così come è impostata la legge e così come è stata illustrata, che se non avviene qualche cosa in aula, cioè che ci siano degli emendamenti... Resteremo con la provincia di Catania. Che o andare a Gela se lo fa, o andarcene a Ragusa. Ma se non avviene qualche cosa che cambia nella struttura della norma, per ora si parte con un sistema dove ci sono già decisi quali sono i liberi consorsi e già decise quali sono le città metropolitane, e questo è dovuto per legge. Ma il fatto che i liberi consorsi non siano autodeterminati ma nascano per legge già la dice tutta sul grado di autonomia. Tieni conto che poi, quando si stabilizza una cosa, a me pare che sia estremamente più difficile andarla a modificare. Se è stata difficile partire tutti insieme e non ci siamo arrivati, mi sembra che sarà molto difficile, con il ruolo che abbiamo noi ora, raggiungere i 180.000 abitanti e creare, da situazioni poi che si vanno a consolidare, una situazione nuova. Oddio, la speranza è l'ultima a morire. Se c'è una forte iniziativa, un grosso senso di appartenenza, dovrebbe pigliarla chi questa iniziativa? In ogni caso sono i sindaci che dovrebbero pigliarla, e la classe dirigente locale e la deputazione locale. Però devo dirti, così come è impostata la legge, mi pare che si vada più su situazioni consolidate. Tieni conto che c'è un dato che è un dato che un po' rimangia tutto quello che era il nostro immaginario, cioè è un'elezione di secondo grado sin dall'inizio, non ci sarà l'elezione diretta del presidente del libero consorzio o del sindaco metropolitano, ma saranno i sindaci che votano con un'elezione di secondo grado, e solo attraverso gli statuti è lasciata una possibilità entro un anno e mezzo, due anni di modificare, fare lo statuto del libero consorzio, fare lo statuto della città metropolitana e stabilire all'interno dello statuto che si può eleggere direttamente il sindaco, sì, sì, o il presidente. Quindi mi pare che venga tutta in salita. Io però ritengo, non so se sei d'accordo con me, ma per la tua esperienza puoi forse condividere questa mia... Siccome il tutto deve essere esitato entro il 30 di aprile, entro il 30 di aprile deve essere esitata pure la finanziaria, entro il 30 di aprile mi pare che c'è anche un'altra scadenza molto importante, io ho la vaga sensazione che questa arriverà una leggina per cui confermerà ancora per altri 6 mesi i commissari. Guarda, io può essere il minore dei pensieri. Penso di no, che i commissari vengono... debbano essere quantomeno riconfermati o prorogati per un periodo di avvio della legge, ma ritengo che non possa più il Parlamento regionale consentirsi di non approvare una norma, e purtroppo il fatto che debbano approvarlo, molto probabilmente approveranno questo che esce già con un voto favorevole, emendamenti compresi, da parte della Commissione.
perché a ricaduta sarebbe tremendo, perché non si possono più rinnovare i commissari, perché c'è tutto un problema di una marea di persone che erano gli ex dipendenti Della delle provincia. province che debbono sapere cosa fare. Ci sono una serie di competenze, peraltro i liberi consorzi stranamente vedono aumentate le competenze rispetto a quelle delle province, per cui ci sono una serie di cose che ti vanno agli ATO, ai consorzi di bonifica, ai problemi della viabilità, che debbono essere affrontati da qualcuno. C'erano le strade provinciali, c'erano le scuole, ci sono gli ATI Certo. idrici, c'erano i dipendenti provinciali che sono Chi col fiato curerà tutti sospeso. questi? Se non entrano subito in Certo. funzione, e infatti io ritengo che il problema sarà, siccome è più utile rispetto poi ai singoli, come dici tu, localismi o aspirazioni locali, è che ci sia una struttura e che cominci a rifunzionare, perché sennò affonda tutto e poi si perdono ogni giorno i contributi statali per le città metropolitane, cioè il danno economico, il danno gestionale, il danno delle cose è talmente grande che deve necessariamente essere approvata una norma. Ritengo che molto probabilmente, so che ci sarà in corso il problema del bilancio, ma al limite paradossalmente è più possibile che si rinvii di qualche giorno il bilancio, ma questo a mio avviso dovrebbe essere approvato. Inderogabile. Senti, tu conosci la macchina burocratica, politica, ma sei essenzialmente un amministrativista. In effetti c'è questa economia che ha voluto così, che si è evoluto con l'abolizione per etichetta, per slogan delle province. Ci può essere. Senti, io ti dico questo, io ho partecipato, quindi non riferisco, riferisco una notizia che a me è data e che io te la riferisco così com'è. Il Rotary Club di Caltagirone e l'Ordine dei Commercialisti la scorsa settimana, mi pare venerdì, cioè venerdì sì, della Sì. scorsa settimana, hanno fatto al Palazzo di Città un convegno che riguardava e atteneva la riforma della pubblica amministrazione. Ma ha avuto poi un momento molto importante nella esposizione sia di Andrea Piraino, ex segretario generale Come no? dell'ANCI, che ha illustrato proprio questa normativa, che anzi lui stesso mi ha favorito, e l'ex presidente della provincia di Ragusa, onorevole Antoci. Dai loro discorsi, loro hanno attestato che nel resto d'Italia, dove già esiste questa trasformazione delle nuove province, in realtà i costi si sarebbero aumentati. Perché il risparmio, se il risparmio c'è, sono nelle indennità che non Dei si danno consiglieri più, però provinciali. è tutto il sistema che sta saltando. Per cui sembra che là, dove pur hanno abolito, hanno diminuito, anzi hanno dimezzato le province con la legge nazionale, La in realtà Delrio. i costi non sono assolutamente diminuiti, ma sono anzi leggermente aumentati. Questa è una notizia che io attribuisco a Andrea Piraino e all'onorevole Antoci, quindi Degni loro su di questo attenzione, diciamo. certamente ne sono più di me. I risparmi vanno fatti in tutto un modo. Io ho una visione che quella del risparmio è una vicenda estremamente seria, ma per risparmiare bisogna non perdere tempo, non fare lievitare i costi, far sì che se fai un appalto i lavori si facciano in X tempo. Ritengo può essere certamente utile mandare in prepensionamento le persone, però è come chi si impicca con la corda dell'impiccato, perché diminuendo le fasce di lavoratori, diminuendo la popolazione attiva, Diminuisce stringendo da servizi, qua, cose, certo. diminuiscono servizi e tutto. Il problema è certamente far funzionare al meglio la macchina, una macchina che ti funziona, che ti eroga servizi, che non è costretta a dare appalti brevi mano, che non dilata con i contratti e poi fa contratti aggiuntivi. Queste sono le perdite esose di somme, di risorse, il fatto di fare un'opera male e poi doverla rattoppare perché è crollata 2 giorni prima, costruisci un ponte e ti crolla, allora ci metti altre risorse, cioè è una non gestione. Quando cose funzionano e diventano anche economie, quando tu riesci a produrre, a far funzionare le cose e a fare investimenti, perché qua la parola investimenti è scomparsa
dal dizionario comune. Se veniamo anche qua, io non vedo che ci siano stati molti investimenti sul futuro o opere che probabilmente oggi non si possono fare più perché non c'è più la possibilità economica di farle. Però il circolo è un circolo che si chiude, tu non hai il risparmio, tu hai il risparmio se funzioni, funzioni bene e batti anche col buon funzionamento la corruttela, perché la corruttela dove entra? Entra negli appalti, entra nel cattivo funzionamento, entra nella cosa che si allunga e tu non ricevi, non so, devi avere un certificato o quant'altro, tutto un sistema di cose dove non c'è un corretto uso della gestione e la non gestione produce gli effetti negativi, gli effetti collaterali e poi ti fa morire col fuoco amico. Antonio, senti, ci avviamo a conclusione. Facciamo gli auguri di buona Pasqua allora. Sì, buona Pasqua. Ci avviamo alla conclusione. Detto. Una curiosità, nell'ultimo rimpasto di giunta, nel secondo, non nel terzo, si era ipotizzato, ma è citato anche in questo manifesto dell'UDC, che fossero coinvolte tutte le forze politiche che contribuirono all'elezione del sindaco Bonanno. Sì. Si vociferò in quel periodo che potenzialmente si facevano i nomi di assessori, uno di questi era la tua persona. Penso che sia era stato, fondato oppure no? Ma era assolutamente infondato. Ed era infondato per un solo dato. Io in quel momento ero. No, era chiamata la vulgata, chiamiamola così. Ma c'erano molti ex sindaci. Sì, ma non per quanto mi riguarda, io devo dirti, non ritengo che potesse essere, ma nemmeno discussa, ma nemmeno ipotizzata, perché io in quel momento ero presidente, non commissario all'IRCA a Palermo, quindi ero assolutamente incompatibile, non potevo rivestire. Quindi era una vulgata, diciamo. Dai, no, per quanto mi riguarda, certamente sì. Senti, un'ultima cosa, dalla tua professione, ora che il bilancio triennale si trova trasmesso al Ministero degli Interni, qualcuno dice che tornerà in consiglio per gli aggiustamenti. Ma sai qual è la burocrazia cosa impone? Perché questo era l'ultimo definitivo. Io devo dirti questo, Pino, cioè io non mi pare che funzioni così, ma il dato, quello che sfugge, il dato politico. Ma qui, però Antonio, scusami se ti interrompo, siccome l'hai espresso abbastanza bene prima questo discorso, il problema di fondo però, e conveniamo tutti e due su questo, che la politica oggi non c'è. Perché se fosse esistita la politica, oggi sarebbe stato rimosso il bubone. Ma il bubone da che cosa è dato? Perché si chiama bilancio squilibrato? Perché nel 2012, 2013 e 2014 non si sono riequilibrati. Non si è riequilibrato che cosa? La spesa rispetto all'entrata. Certo. Ogni anno che è passato sono aumentate le spese e diminuite le entrate. Gli incassi, certo. Oggi che siamo al 2014 rispetto a un dato consolidato, me lo spiega, siamo a 2015, non si può come più la fare niente. Dico, è chiaro, puoi fare un'alchimia, ma che cosa fai? Cioè, se poi tu mi dici viene ancora una volta il ministero, te lo rimanda, lo rivede, eccetera, insomma, a me pare che sia un po' fuori luogo, soprattutto tenendo conto che è stato bocciato dai revisori e che è stato bocciato dal consiglio, ma non politicamente, materialmente, cioè l'organo tecnico che è il consiglio comunale ha detto non va bene. Quindi per prassi, per quello che ne so io, poi è chiaro, siccome le normative c'hanno gli emendamenti, potrebbe non essere quello che so io, ma a me hanno sempre detto che a questo punto si va là, viene nominato dall'assessorato enti locali che dovrebbe essere il nostro, un commissario ad acta, il commissario ad acta approva, riduce, fa tutte le cose che deve fare, che saranno cose antipatiche e brutte, perché per riequilibrare ci vorrà sangue, sacrifici e qualcuno che paga, dopodiché il Consiglio Comunale dovrebbe essere sostituito eventualmente. Ma tecnicamente, se passasse la mozione di sfiducia, andrebbe a casa sia il sindaco che il Consiglio. Scusa, giusto? La mozione di sfiducia ha un solo senso. La mozione di sfiducia ha il senso dei consiglieri comunali che dicono non andiamo solo noi a casa, ci andiamo tutti, perché la mozione di sfiducia è fatta al sindaco. Il sindaco è al riparo dalla bocciatura del bilancio, ma l'unico strumento per cui si torna a votare, tranne i casi eclatanti, è quello in cui il Consiglio Comunale dà la sfiducia. E quindi se il Consiglio Comunale dà la sfiducia, il sindaco va a casa. Quindi se dovesse passare la sfiducia, la mozione di sfiducia, vanno tutti a casa, non si insedia
il commissario, non ti sto chiedendo delucidazioni. Si va a elezione, viene stabilita la finestra elettorale, però c'è un ma periodo, non arriva il commissario, ma giusto? C'è un periodo transitorio, secondo me arriva il commissario. E chi lo gestisce, il vice sindaco o un commissario nominato? No, secondo me dovrebbe arrivare un commissario che gestisce la fase elettorale. Anche se è approvata la mozione di sfiducia? Se è approvata la mozione di sfiducia. Se è approvata la disposizione di sfiducia, il sindaco se ne va a casa e l'assessore nomina un commissario, che non è solo il commissario ad acca del Consiglio Comunale. Ma diventa il commissario di tutto, diciamo, diventa un commissario a tutti gli effetti. Commissario che transita per andare a votare, almeno. No, non c'è possibilità che resti il vice sindaco a gestire questo momento. Guarda, di transizione. A me, io non vorrei essere quello che poi dice cose inesatte, ma leggendo i giornali che hai letto anche tu nelle cronache siciliane, finora altrove sono stati nominati i commissari e la città è riandata al voto, ma è riandata al voto col commissario. Hanno aspettato le elezioni dei, quale è, sono andati a votare. Solo questa è la storia. Va bene, senti, lasciamoci qua. Auguri, che cosa possiamo sperare? Che cosa possiamo sperare questa l'uovo Pasqua? L'uovo di Pasqua. Cosa troviamo dentro l'uovo di Pasqua? Io dico due cose. Uno, siamo fortunati ad avere il nostro vescovo. Secondo, siamo fortunati perché speriamo che stiamo andando per la bella stagione. Speriamo nell'uovo di Pasqua, però ti dico che a Caltagirone c'è un'altra cosa bella. Ma non riesci a dirlo? I panarelli. Ma io ho mangiato ieri, ti devo dire, dal mio amico Fabio Trieste, in Viale Europa, il bar Fabio Trieste, i palumbeggi, meglio i panarelli, scusa lo dico così in siciliano, quelli bianchi, no? Ma eccezionali. Ci andremo. Ma guarda, il problema è che li fa solo su ordinazione, perché ne fa soltanto in un numero esiguo, per cui quando ci vai corri il rischio di controllare. Ma i panarelli, questi con l'uovo, sono questi bianchi, ma sono eccezionali, sono dolcissimi come ne va. Meglio i panarelli classici, diciamo, devo dirtelo. Faremo... Allora, cosa potremmo? Questa Pasqua ci auguriamo di trovare, oltre che il vescovo nostro, oltre che i palumeggi di Fabio Trieste, il bar di Via Europa, di trovare anche un ritrovato senso della nostra città. La nostra città. Questo, e diciamolo dire, così elegantemente. Diciamo dai? Elegantemente e diciamo che possa questa Pasqua regalarci qualcosa che sia utile al rilancio di questa nostra città. La speranza. Ma guarda che la speranza è importante. Guarda, io ho sempre sostenuto che la speranza in realtà, o la speranza nel futuro, è quella che è il motore che poi riaccende il modo di essere anche dell'economia. E io dico una cosa banale che tutti si mettono a ridere, ma non penso che sia tanto banale. Quando è che l'economia italiana era solida? Quando c'era la cambiale, tu firmavi la cambiale perché speravi di poterla pagare. E nel frattempo cominciava il meccanismo. Tu andavi a comprarti la 500 che costava 450.000 lire allora. Si faceva con le anticipazioni universitarie, ti ricordi? Ma dico, però firmavi la cambiale, però la tua cambiale consentiva alla Fiat di venderti la macchina. Certo. Poi tu gliela pagavi a poco, nel frattempo la produzione aumentava, è tutto un sistema. Quindi se noi riacquisteremo fiducia e speranza, anche a Caltagirone ci si rimbocca le maniche e la città deve affrontare le sfide difficili che ha. Mi piace questo momento positivo e chiudere questa trasmissione con gli auguri di una buona Pasqua a te e a tutti i tuoi affetti, i tuoi familiari. Ti ringrazio. Ti ringrazio tanto. Va bene, dai, avremo occasione di rivederci. Ma questo voleva essere il più bel augurio di una bella speranza approfittando di questa Pasqua. Ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato. Per il fatto di poter fare anche a te, alla tua emittente, ma soprattutto al mio programma, al tuo programma, ai cittadini di Caltagirone. Ma non solo. Ma la città di Caltagirone, ai cittadini che voglio veramente bene a questa città che amo. Ma soprattutto voglio dire una cosa, come si diceva una volta, quando tu eri in televisione dicevi ciao mamma, no? Ti ricordi di dire ciao mamma? Ora io voglio dire ciao ai miei nipotini. Va bene. Quindi ciao ai miei nipotini. Ma anche a tua mamma centenaria. Certamente, diciamo, questo sì. Sempre pimpante, sì. Sempre grazie a Dio, lucide sì. Cosa. Grazie all'onorevole Antonio Carullo, a presto, arrivederci, auguri e buona Pasqua. Grazie, alla prossima. Arrivederci, auguri. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo e apriamo una finestra su Gran Michele. Ci vediamo dopo.